disco Mentre tutto cambia. Cos'è cambiato nel tuo modo di rapportarti alla musica, nel tuo metodo lavorativo a livello di ingresso in studio? Sicuramente è cambiato moltissimo rispetto a Nali. Ma allora, in realtà per quanto riguarda il mio approccio, no, alla musica, sia al lavoro in studio, non è cambiato molto. L'esperienza è diversa, sì, questo sicuramente, e spero che si senta, però diciamo che alla base c'è sempre una grandissima passione e una voglia continua di comunicare, di fare quello che sento, no? Di fare la cosa per cui credo di essere nata. Quindi diciamo che hai raggiunto la prima parte del tuo obiettivo, se così possiamo dire. Cioè, adesso lo fai per professione, la tua musica. Adesso sì, adesso lo faccio per professione, è vero, però è sempre un ricominciare da capo, no? Non c'è niente di scontato, no? Oggi è così, però domani potrebbe non essere così, potrebbe essere meglio, potrebbe essere invece un tornare indietro, chi lo sa. Quindi appunto, no? Bisogna godersi questo viaggio alla fine senza pensare troppo a dove si sta andando. Hai partecipato in prima persona alla scelta delle canzoni o è stato un lavoro un po' di squadra? Ho partecipato in prima persona assolutamente. Prima persona e mi sono confrontata sempre con gli altri, insomma con il team di lavoro, no? A partire da Maria e a finire con la casa discografica, con Dado Parisini, che è la produzione artistica, però assolutamente ho partecipato in primissima persona. E che tipo di canzoni, qual è stata la linea nella scelta delle canzoni per comporre poi l'album? Ma la linea più che altro è stata quella di cercare di costruire appunto un discorso che avesse un senso, no? Congruente, armonico di questo, cioè un discorso che potesse raccontare al meglio queste cose che volevo raccontare. Cioè questo cambiamento, questo inseguire un qualche cosa, no? Una persona o una cosa, comunque in ogni caso una fortissima passione. Ho visto che tu segui, c'è un forum a te dedicato, c'è il sito del tuo fan club, insomma hai dei fan molto affezionati, ho visto che farai anche diversi incontri in store, sì. Diciamo, loro... magari tu ascolti anche, può darsi, non sono sicura, però magari si parla anche del tuo prossimo lavoro sul forum, si è parlato. No, me lo sto chiedendo io, se magari ne hanno parlato e tu hai letto magari quello di cui hanno parlato loro e se questo ti ha dato ispirazione. Io sì, ho letto, sono andata periodicamente a scrivere, diciamo che adesso... C'era un grande entusiasmo, no? Chi si domandava addirittura se nei miei progetti c'era di fare un qualche cosa soltanto con l'orchestra, cioè loro erano già andati avanti, no? Perché poi l'entusiasmo porta a quello, no? Però adesso c'è una grandissima attenzione per Mentre tutto cambia, che è alle porte, quindi vedo che ne parlano, che non vedono l'ora, che cominciano a cercarsi le foto sul web della rassegna stampa, cercano di informarsi, si fanno già le loro idee su come potrebbe essere una canzone piuttosto che un'altra, perché la tracklist è pubblica, no, ormai, e quindi sento fortunatamente che c'è voglia proprio di ascoltare. E parlavi anche, hai detto che fate delle chiacchierate, delle chattate sul forum. Com'è nata questa cosa? Ti piace farlo e com'è nata? Mi piace farlo. Intanto si è creato un bellissimo rapporto con gli amministratori del forum, che ci sentiamo, ci vediamo anche.
Abbiamo pensato di organizzare questa cosa anche collegata al fan club, no? Che poi è ancora un altro sito, proprio per tenerli vicini, no? Una volta alla settimana comunque star con loro mezz'ora, rispondendo a due domande selezionate il giorno stesso, tra tutte quelle che arrivano, no? È un modo per tenerli vicini, no? Per far vedere comunque sei lì, sei tu, sei una persona e voglio di comunicare con loro al di là di tutto, no? Sì, poi può far strano anche il fatto che magari ti trovi a rapportarti con persone della tua età che però sono tuoi fan, magari ti fa anche un po' strano. No, io sono contentissima di trovare magari delle persone della mia età o anche più grandi, perché io porto nel mio lavoro, in quello che faccio, quella che è la mia sensibilità e la mia esperienza, no? Però si assorbe continuamente dalle persone che si incontrano, no? Specialmente se fanno parte di realtà molto diverse dalla tua, se arrivano da posti molto diversi da quelli dove sei cresciuto. Quindi tante volte magari il confrontarsi con chi tra l'altro già ti apprezza, no? È un modo per aggiungere, forse, no? Per raffinarsi. Invece per quanto riguarda il tuo percorso musicale, c'è qualche campo che ti piacerebbe includere, visto che adesso ne avrai la possibilità, quindi magari qualcosa di più jazz, la tua rivisitazione jazz magari in sede live, cioè una cosa di questo genere, visto che comunque tu hai avuto un insegnante di canto che proveniva dal jazz, quindi ti trovi a collaborare con dei bravissimi autori, però magari non riescono a raggiungere quei campi magari a cui sei più legata. Mi piacerebbe fare magari in sede live, provare a rivisitare parte di repertorio sotto diversi aspetti. Io sono anche un'appassionata di elettronica, no? Tra l'altro. Questo sicuramente sarebbe proprio bello, no? Però penso che ogni cosa abbia il suo arrivi, cioè bisogna fare ogni cosa a suo tempo. Io lo vorrei fare, mi auguro di averne l'occasione. Che tipo di ascolti hai? Hai parlato di elettronica, ci puoi fare qualche nome? Ma io sono fan di Bjork, mi sono sempre piaciuti tantissimo i Portishead, i Depeche Mode, per non dire anche ultimamente i Sigur Rós, anche se non è proprio prettamente elettronica, però quello lì, quel mondo lì mi piace moltissimo.